Una giornata storica per l'Abruzzo, una giornata importante per la nostra regione, per Pescara, che ha dato il via alla decima tappa del Giro d'Italia, la Pescara Jesi di 196 chilometri. Tantissima gente in Piazza della Rinascita ha accolto proprio i ciclisti alla partenza di questa decima frazione della Corsa Rosa, un grande evento con migliaia e migliaia di persone che hanno raggiunto sin dalle prime ore di questa mattina il capoluogo adriatico, raggianti il governatore della regione Abruzzo Marco Marsiglio ed il sindaco di Pescara Carlo Masci. È una grande festa degna del Giro d'Italia, degna dell'Abruzzo e dell'ospitalità abruzzese. Sono stati tre giorni meravigliosi nei quali l'Abruzzo ha potuto mostrare al mondo le sue bellezze. La tappa dell'altro ieri è entrata nel Parco Nazionale, nel centenario del Parco Nazionale d'Abruzzo, un modo appunto degno di celebrare questo evento. Poi la Maiella, fatta da tutti i versanti, con l'arrivo sul blockhouse innevato. Oggi Pescara e tutta la costa, che peraltro è contrassegnata quest'anno dal 100% della costa che verrà appunto percorsa, della presenza delle bandiere blu, che è sinonimo di eccellenza, di qualità per il turismo balneare, quindi un biglietto da visita molto importante, un'occasione di promozione decisiva. E sottolineo anche che non è soltanto promozione che il Giro può offrire all'Abruzzo, l'Abruzzo offre al Giro un tasso tecnico sportivo fondamentale, che è l'arma vincente per portare il Giro sempre qui, perché come è successo lo scorso anno, anche quest'anno ormai di fatto la classifica si forma e prende piede con le tappe abruzzesi, è qui che si screma il gruppo dei migliori che poi può ambire davvero alla vittoria finale, ed è qui che vengono messi a dura prova i pretendenti al titolo. Sono giorni e giorni che oramai abbiamo il pienone a Pescara, ma Pescara, lo diciamo sempre, la città delle manifestazioni, la città degli eventi, si presta benissimo al centro dell'Italia, con un mare meraviglioso, una spiaggia altrettanto bella, un'organizzazione adeguata. C'è questa carovana del Giro d'Italia che è stupefacente, ogni volta ci sorprende di più. Oggi saremo collegati con 72 paesi al mondo e potremo mostrare il meglio della nostra città, una città che ha la bandiera blu da 2 anni, una città che è una città che ha grande capacità di attrattiva. Ieri ho letto una statistica del Sole 24 Ore: nel 2021 Pescara è stata la città più attrattiva d'Italia. Questi sono i numeri e questo ci dicono le statistiche, quindi credo che abbiamo un sole meraviglioso, una giornata stupenda, possiamo divertirci cominciando a pensare a un'estate che sarà sicuramente favolosa, con tante iniziative, ma soprattutto con tanta gente che vedrà la nostra spiaggia e il nostro mare.